Studio, come vedete lo studio si è abbastanza svuotato, siamo rimasti per ora io e Santori, ma stiamo aspettando Marietta Tidei che mi auguro veramente che arrivi, anche perché insomma noi volentieri la ospitiamo, e naturalmente può dire tranquillamente la sua. Però c'era Santori che intanto voleva replicare ad alcune cose che erano state dette, seppur nella maniera Sì, vorrei replicare. concitata. Vabbè, innanzitutto premetto che io non scenderò come non sono mai sceso allo stesso livello del sindaco su questa E meno discussione. male. Io sinceramente non mi sento di rimettere in discussione ciò che è stato, perché è veramente meschino utilizzare questi mezzi e utilizzare termini di questo tipo quando in realtà ci siamo parlati chiari da 18 mesi a questa parte. Ora, come io non mi sento di dire oggi che il sindaco di te è un sindaco incapace, quindi non condivido cose che ho sentito. Secondo me il sindaco Tidei è un sindaco che è capace sostanzialmente, l'ho sempre detto, continuo a pensarlo, da un punto di vista gestionale secondo me è probabilmente il numero uno, non è sicuramente riuscito a fare squadra, ha esagerato, non ha coinvolto la sua squadra, ci ha delegittimato molto spesso su tantissimi argomenti, ma soprattutto a volte scade di livello quando utilizza questi mezzi, anche di denigrazione personale sui battibecchi, voglio dire, di fronte a un problema così importante, una situazione così importante, giocare su no, ma il sindaco ti ha detto che tu eri scemo, no? Voglio dire, è abbastanza, diciamo, squalifica un pochettino il personaggio. Ritorno sul tema dei trasfughi. Allora, ma trasfughi chi? Cioè, io sono stato eletto in maggioranza, sono stato in maggioranza, in 18 mesi ho tenuto una posizione lineare, difeso il sindaco su tutti i temi, vorrei ricordare sui risarcimenti, sono stato l'unico ad avere una posizione unica dall'inizio fino alla fine, su tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo detto sulla stampa e l'abbiamo fatto. Siamo stati forse l'unico gruppo che ha fatto stampa, commissione e consiglio comunale, sempre le stesse cose abbiamo detto, sempre. A differenza di chi propone una delibera e poi decide di ritirarla al Consiglio Comunale, in commissione si astiene e poi la vota favorevole, oppure vota contraria e poi vota favorevole, il sindaco sostiene una delibera e poi all'ultimo la ritira. Noi siamo sempre stati coerenti. Trasfughi a chi? Dove sono andato? Sostanzialmente noi siamo stati eletti in maggioranza quando abbiamo ritenuto che non c'erano più i presupposti, ma non voglio dare per forza tutta la colpa al sindaco Piero Tidei. Sicuramente non è riuscito a creare quell'ambiente di squadra. La squadra di fatto non c'era più. Siccome avremmo dovuto lavorare con 5, 6, 7 consiglieri e di volta in volta trovare la maggioranza di turno, penso che questa era una cosa che non poteva più andare avanti, abbiamo deciso che l'esperienza era finita. Trasfugo è chi sta magari in opposizione e cerca una poltrona e va in maggioranza, ma chi sta in maggioranza sta al proprio posto. Il sindaco addirittura dice con tutto il potere che avete preso, l'assessore, il presidente, ecco, il fatto che siamo stati in grado di spogliarci di tutto questo la dice lunga su quanto siamo attaccati alle poltrone e agli interessi. Di fatto ci siamo alzati e ce ne siamo andati. Non è che abbiamo mandato a casa il sindaco, noi ci siamo dimessi. Giorni fa, 5 giorni fa, io mi sono sfogato col sindaco, gliel'ho detto al telefono, io mi ero francamente stancato, ero demoralizzato, non ero contento di tante cose, perché poi gliele dico un po' alla volta ed esplodo tutto insieme. Se io ho detto guarda, io ti capisco, è legittimo, faresti bene a dimetterti. Chiaramente l'ho fatto in modo anche strumentale, chiaro, perché anche preso da una situazione di rabbia comprensibile, come io giudico comprensibile anche la sua rabbia oggi, è quella del, diciamo, di chi gli sta vicino. Però preso da questo non ho fatto altro che dimettermi, sostanzialmente. Quindi mi sono alzato da una poltrona e me ne sono andato, quindi oggi sono un privato cittadino, non sono più un consigliere comunale, quindi se non è coerenza questa, ditemi voi cosa lo è. Oh, allora, non so se abbiamo già in collegamento telefonico Annalisa Tomassini che appunto aveva chiesto di intervenire, quindi chiedo lumi alla regia, appunto, se, Sì, ah, sono qua. credo, ah, eccola, Sì, buonasera, buonasera Tomassini. buonasera. Allora, ha seguito la trasmissione, immagino. Beh, l'ultima parte di Santorio, perché io purtroppo, non, a parte che ho la febbre, ma non Ah, prendo il questo mi vostro canale. dispiace. Va bene, sono cose che succedono. Quindi Allora, ho dico. sentito l'ultima parte di Santorio. Io ho telefonato per portare la mia testimonianza personale senza polemiche. Io ho vissuto quest'ultima settimana come capogruppo del PD con uno sforzo enorme per capire, per cercare di risolvere dei problemi che ci dividevano fino a ieri pomeriggio alle 17. Vero. Il consigliere Santori che sta lì sa,
ieri mattina ci siamo incontrati Sì, lo diceva. con la bozza di un documento su cui dovevamo superare le divergenze sulla questione del servizio idrico. E ci siamo anche incontrati con Sel, che aveva voluto, attraverso alcuni consiglieri che erano in contatto minuto per minuto con noi, per cercare di trovare una linea condivisa. Questo fino alle 17 di ieri. Poi che cosa è Questo è un percorso. successo? No, che cosa era successo già? Cioè? È questo che io non riesco a capire. Perché, vede, tutto può essere. Io ormai siamo vecchi della politica, quindi comprendiamo tutto. Comprendiamo anche quando chi pensa che una esperienza è finita, ed è legittimo che lo pensi, e che tragga le conseguenze. La cosa che è intollerabile quando le persone che si sono dette fratelli, abbiamo lavorato insieme un anno e mezzo con assoluta onestà intellettuale, spirito di squadra, perché noi dentro di noi lo spirito di squadra ce l'avevamo, vengono prese in giro. Questa è una cosa intollerabile, perché il livello umano è del rispetto delle persone prima di tutto. E allora le cose che, e le alleanze che iniziano in questa maniera sono alleanze che sono destinate ad andare male, perché si poggiano sulla mancanza di rispetto verso le persone, verso gli amici, verso chi ha sempre dimostrato assolutamente disponibilità su tutto. Poi le incompatibilità fra singoli personaggi, le spigolosità dei caratteri, il fatto che abbiamo trovato una situazione con 32 milioni di debito, grazie a quel signore che prima era seduto lì, mi dicono, questo certamente ha creato una situazione molto difficile. Vede, nelle famiglie, quando si separa, quasi mai è questione di corna, ma sempre questioni economiche. Quando ci sono problemi economici, ci si separa. Quindi Quindi il fatto che il nostro era un comune disastrato, che ci impediva di fare la qualunque, abbiamo affrontato mesi, e il consigliere Santori in prima linea era in questo, per salvare il salvabile. Questo ha creato delle difficoltà, in più di altre occasioni, di altre amministrazioni che non le avevano. Ma bene, quello ma che io ci tengo a dire è il modo in cui è stato fatto. bene. Ieri è stato, diciamo, creato un marchingegno che ci ha portato fino alle 17 a stare attaccati al telefono, a spostare negli angoli, a cercare di convincerci su una parola in più o in meno, e già erano state raccolte le firme, e quel signore che prima era seduto lì e che ci ha lasciato 32 milioni di debito andava dal notaio a consegnarle. Questa è una cosa insuperabile, questa è una cosa intollerabile. Lo dico al consigliere Santori. Noi siamo andati, ci siamo presi il caffè insieme ieri mattina. Sindaco ha detto che Ieri due giorni che mattina abbiamo c'era. preso il caffè insieme con me, con Annalisa Domassini. Sì, Lasciate perdere il guarda, sindaco. il problema è che L'ho detto fino adesso, guarda, ti sei persa una parte della trasmissione importantissima nella quale io ho detto tutto questo. Io ho detto tutto questo, ti sei persa dei pezzi importantissimi. Si dà sempre la Annalisa, io ti ho possibilità, dato si atto di dà tutto. sempre la possibilità. Annalisa, io ti ho dato atto di tutto questo e ho spiegato tutto pochi minuti fa. Se vuoi te lo rispiego e magari sei al No, telefono non c'è adesso. bisogno. Io Va sto bene, alle non c'è 5 bisogno. di Allora ieri non puoi pomeriggio. fare una domanda e dire che non hai bisogno delle risposte. Quando avete staccato il telefono tutti, e noi stavamo lì come cretini a vedere di cambiare quel documento per trovare Quando noi abbiamo l'accordo. staccato il telefono, non tu, ma qualcun altro, aveva già ne stava già facendo un altro di accordo. Però Ma si è fatto quale sputtanare e ci è andato a casa su questa cosa. accordo? Perché Ma mentre no, noi. Allora vorrei ricordarti una cosa: Adriano, a parte il fatto che vediamo che guarda, non è il successo capogruppo niente, del alla PD. fine è Un attimo, successo per i cittadini, scusa per noi Annalisa, no, dammi la possibilità però. di replicare perché ti sei perso un pezzo di trasmissione. A parte, avete sentito tutti che il capogruppo del PD ha confermato che io domenica all'ora di pranzo stavo ancora col capogruppo.
capogruppo del PD, mentre il sindaco mi ha detto ti sei reso irreperibile per 2 giorni, mentre come un ciuccio ancora a lavorare. Do atto veramente al segretario del PD, il quale sicuramente non potrà dire che non sono stato uno di quelli più partecipi in tutta la vita politica, come io poco fa ho dato atto al segretario, sì, al capogruppo del PD di aver fatto uno sforzo enorme domenica mattina per cercare di trovare quella soluzione. La soluzione è di condividere quel documento. Guarda, poi ti rivedrai la trasmissione, l'ho ripercorsa tutta e vedrai che non troverai nulla di diverso da quello che è successo. Quello che però manca, Annalisa, che mentre noi lavoravamo su quel punto, c'è chi il pomeriggio aveva deciso già di fare tutt'altro, delegittimando, l'ho detto prima, delegittimando il mio lavoro, il tuo, quello di Clemente Lungarini, quello di Frambizio Lungarini e di Raffaele Cacciapuoti. Non possiamo corrergli dietro all'infinito. Tra l'altro, Annalì, ti sfido a non confermare quello che è stato il mio sfogo, e dico la verità, tu con gli occhi mi davi ragione, perché quando io mi sono sfogato anche ad alta voce ieri mattina, non che mi nascondevo, perché non mi sono nascosto a nessuno, stavo con te, ti guardavo in faccia con Valentino Carluccio, ho alzato anche la voce e ho detto che mi ero stancato, non ho detto che mi ero stancato, ho usato toni anche un pochino più forti, dicendo continuiamo a stare qui cercando di trovare una soluzione, quando puntualmente il sindaco ci delegittima. In quel momento Annalisa Tomassini stava cercando di fare una piccola modifica a un documento per cercare di farlo condividere a tutte le forze della maggioranza, e dopo 2 secondi il sindaco al telefono già smadonnava che non gli stava bene, mentre noi continuavamo a cercare di tessere le fila di questa maggioranza. L'abbiamo scoperto questa sera perché ce l'ha detto Moscherini e il sindaco non è stato in grado di negarlo perché era vero. Lui già si stava organizzando per fare tutt'altro, facendo fare una figura meschina a me, a te, a Clemente Lungarini e a tutti quelli che ci lavoravano, perché di fatto lavoravamo commissariati, come è successo in tutte le altre situazioni. Lavoravamo per costruire qualcosa e lui andava per la strada sua. Ora tu chiaramente hai l'umore giù, ma come io ti dico la verità, io certamente non ho festeggiato ieri, perché mi finisce un'esperienza in cui ho dato tanto, ci ho messo il cuore, ci ho messo l'anima, mi sono preso una responsabilità seria, però coerentemente con quello che avevo detto e coerentemente con quello che avevo espresso. Poi se vogliamo strumentalizzare il fatto, e firme state prese la sera, se vogliamo strumentalizzare il fatto che io alle 5 non volevo più sentire nessuno perché mi ero stancato, avevo già deciso tra averla messa alle 5 e averla messa alle 9, ma aver deciso alle 5 per me non cambiava più niente. Allora, certo, dire che io mi sono rifiutato di dialogare perché alle 5 ho smesso di rispondere al telefono dopo 18 mesi mi sembra un pochettino strumentale. Mi dovrebbe essere dato atto, come io ho dato atto dello sforzo dei colleghi che ci ha lottato fino all'ultimo, però a un certo punto quando la pazienza supera un determinato limite io esplodo. Sono fatto così e nessuno mi può dire che non aveva avvertito. Ho detto io sono un pessimo politico perché porto riconoscenza e porto rancore, invece il politico ogni giorno fa quello che gli conviene. Io quando la goccia fa traboccare il vaso non riesco a svuotarlo. Tomassini, mi faccia sintetizzare bene o male quello che è il pensiero di Santori, no, perché mi pare di aver capito. Dice bene, noi ci abbiamo provato bene in tutte le maniere, poi è chiaro che non è che vi potete attaccare alle ultime 2-3 ore, no, sul fatto che non vi abbiamo più risposto al telefono, perché non l'avete fatto prima? Quindi no, ma noi l'abbiamo fatto da una settimana. Io quello che voglio dire è la mia convinzione, le posso dire la mia convinzione? Sì, certo, come no. Io credo nella buona fede di tutti, credo nella buona fede di Santori, con cui ho lavorato a lungo e ne ho apprezzato le capacità, e quindi non ho nessun motivo di dubitare. Però io credo che c'è un grande tessitore lì che stava seduto al tavolo, che ha tessuto la sua tela. E forse qualcuno ha creduto. Si riferisce che... a Gianni Moscherini, immagino. Sì, sì, mi riferisco a Gianni Moscherini. Annalisa, lui è da un po' qualcuno che gliel'ha permesso. Tela, qualcuno lo ha legittimato, Annalisa. Qualcuno ha tessuto la tela in modo anche intelligente per arrivare poi a questa sua vendetta personale. E suffragato anche da tutta una serie di personaggi che erano tagliati fuori da questa amministrazione. E questo, guardi, è un disegno che è andato proprio a segno in pieno. Io però le dico una cosa, adesso sembra che il PD sia fiaccato, ma noi non permetteremo che quel signore che prima era seduto lì torni a comandare in questa città, perché lui ha fatto un disastro dal punto di vista del fallimento del comune. Noi quello che abbiamo trovato, Santori lo sa, sa gli sprechi, sa gli ammanchi di bilancio, dal punto di vista degli sprechi del bilancio, no?
i sacrifici che abbiamo dovuto fare per cercare di mettere in sicurezza il bilancio del comune. E allora noi lotteremo con le unghie e con i denti per impedire che quel signore che era seduto lì e che ci ha lasciato 32 milioni di debiti tocchi, ricominci a dire la sua in questa città. Non lo farà, non Bene. lo farà. Questo sia chiaro. Noi lotteremo come leoni. Poi chi è caduto in questa rete, certamente in buona fede, certamente perché era stanco di un'attività frenetica che non portava poi risultati immediati, anche a scontri personali, io capisco tutto, ma una cosa è certa, che quello non tornerà a comandare in questa città, perché ha lasciato 32 milioni di debiti a questo comune sull'orlo del fallimento, sull'orlo del fallimento ci ha lasciato. Bene, grazie ad Quindi, Annalisa Tomassini, prego. grazie davvero per essere intervenuta. Intanto ci ha raggiunto in studio l'onorevole Marietta Tidei, che prego Marietta Sì. Tidei può accomodarsi. Buonasera a Buonasera, buonasera a tutti. tutti. Buonasera. Allora, io Sì. appunto le chiederei subito quella che è la sua opinione in merito a tutta questa vicenda che si è venuta a creare, diciamo, tra ieri e stamattina. Ovviamente è un'opinione molto brutta, nel senso che io ho rivisto esattamente lo stesso film che avevo visto nel 2006 con Saladini, quando dall'autorità portuale dal porto si è, diciamo, unito un fronte per far cadere un sindaco. E questo mi pone, diciamo, molti dubbi, io lo voglio dire da subito questa cosa, perché è una questione proprio di democrazia, secondo me, della nostra città e anche un po' di civiltà politica. Io non ho mai visto una città dove un porto contasse più della città. E lo dico molto onestamente, perché prima c'era qui Luciani che ho visto in tenuta da guerra, infatti ho avuto quasi paura, perché dico, Dio, visto mai che se arrivo lì mi toccano pure due calci negli stinchi, vista la tenuta da guerra. Però al di là di questo, questa è una città che viene mossa dal porto, evidentemente, insomma. E credo che sia partita da lì. Guardi, io ho ascoltato. Poi non si sentiva anche male prima perché ho visto Perché un pezzo a casa, c'era un purtroppo casino è terribile. certo, Tra l'altro, immagino. devo dire la verità, insomma, ecco, che ci siano quattro persone che hanno la No, stessa guardi. opinione. No, 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 guardi, no, no, guardi. però No, 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 questo no, no, mi no, no, faccia no. finire, Va guardi. bene, va Mi bene. fa, La io sono faccio venuta, finire. io ho chiamato Va un'ora fa bene, per la sapere se faccio c'era finire. spazio, mi hanno detto che non sapevano se No, c'era no, no, spazio. no. No, 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 glielo Vabbè, dico comunque, perché va mi hanno bene. detto questo. Concluda, Dopodiché ho concluda. richiamato dopo mezz'ora e mi hanno detto la stiamo aspettando, quindi sono corso e sono venuta Concluda. chiaramente. No, concludo. Beh, un po' di spazio me lo dia, Sì, visto che sì. bene o male prima hanno parlato tutti tanto. Allora, io dico una cosa, dico che ho rivisto lo stesso film, perché vede queste questioni sull'acqua, a me sembrano delle stupidaggini enormi, non perché non sia importante la questione dell'acqua, ma come Santori sa, la questione dell'acqua è molto semplice. C'è una delibera di Di Caprio del 2005, che quindi non è targata né Tidei, né Tomassini, né Cascianelli, né PD, va bene? Voglio dire, la provincia di Roma da sempre ci dice che dobbiamo aderire ad ACEA ATO 2. Allora, io sono favorevole, però capisco pure che ci sia chi non è favorevole, ok? Ci sono stati due ricorsi su quella delibera lì, uno al TAR e uno al Consiglio di Stato. E il Consiglio di Stato ci ha detto che comunque bisognava aderire. Tant'è che la Regione Lazio, con Smeriglio, vicepresidente, presente in giunta, che mi sembra che abbia votato la stessa delibera, ha deliberato di nominare un commissario ad acta, anche se il commissario ad acta non è stato ancora nominato. Ok, quindi voglio dire, la questione, dopodiché Raniero De Filippis, che è un dirigente regionale, un direttore regionale, ci dice di non mettere più poste di bilancio e quindi ci diffida da mettere poste di bilancio sul servizio idrico perché ormai non è più di nostra competenza. Noi possiamo discuterne quanto vogliamo. E dico la verità, per salvare l'amministrazione, io personalmente sarei stata anche disposta a revocare la delibera del 2005, sapendo molto di prendere in giro i cittadini, perché comunque non avrebbe prodotto nessun effetto, anche perché, ripeto, non è che l'abbiamo deciso noi, io sono 5 anni che faccio il consigliere d'opposizione e sono stata chiamata da Michele Civica, che allora era l'assessore provinciale che seguiva la questione, sempre per il passaggio, quindi della giunta Zingaretti, per il passaggio in ACEA ATO 2, come gran parte dei comuni della provincia di Roma. Va bene, adesso può anche essere che questa è una scelta che non si prende più. Se la Regione ci fa capire, quindi anche Smeriglio, che si prende un'altra via, guardate, ACEA, ACEO, Dublì, a me non importa niente. Chiaramente mi dispiace molto vedere che le risorse comunali vengano sprecate per circa 3 milioni l'anno.
È come se noi buttassimo dei soldi dalla finestra con i quali comunque potremmo fare qualcosa di diverso. Chiaro, questa è la mia posizione e credo è la posizione del PD. Dopodiché, se questa però era la bandierina, perché si trattava solamente di una bandierina, che voleva mettere Sel, si poteva tranquillamente mettere, non era un problema, sapendo però che ci sono dei problemi in maggioranza, che è vero, e questo mi dispiace che Santori adesso non lo ammetta, ma la verità è che noi da Sel siamo stati ricattati per 18 mesi su tutte le questioni. E questo è innegabile. No, non, spero che anche tu, diciamo, perché ti ma conosco tutto mi come può dire tranne il persona, coraggio di dire quello che esatto, pensi. siccome su queste cose io e te personalmente ci siamo confrontati molto spesso, e Certo. quello che pensavi anche dell'atteggiamento di Sel, voglio dire, lo hai detto, io credo L'ho che detto insomma anche siamo qui tra questa persone sera. serie, avrei preferito da te un briciolo, diciamo un supplemento di sincerità in più, perché ci siamo sentiti la sera prima. Sabato sera ci dovevamo tra l'altro anche vedere, ma hai Quindi, detto non sarò mai la persona che fa lo sgambetto, quindi io avrei gradito un minimo di parlavamo di sincerità. consulenza. Sì. Parlava, no, questo è No, innegabile, adesso ma hai detto ti dico. questo. Sì. Però al di là di questa cosa qui, ognuno chiaramente ha le sue scelte, capisco pure che voglio dire sfiduciare un'amministrazione è una cosa che crea anche imbarazzo, nel senso che probabilmente chi lo fa non è che si metta a dire domani mattina sfiducio un sindaco. Dopodiché anche per il rapporto personale che c'è con molti dei consiglieri, voglio dire Lungarini, l'ho sentito domenica pomeriggio, mi ha detto che stava guardando la Sì, me l'ha Juve detto dottor De Giovi, non ci ha sentito. e aveva già firmato. No, io l'ho sentito Ma però, io ho non è vero, abbiamo sentito. firmato Ah, la sera tardi, non è ci vero. siamo sentiti io Non, e te. Ah, no, certo, io non ti ah, confermo di tuo padre, ha detto di no. no. Tuo padre ha detto che eravamo irreperibili venerdì sera. Io ti ho sentito venerdì, sabato Certo. sera, no, forse per lui eravate reperibili, a me avete Ah, risposto e certo. mi avete detto tutti e tre, sia tu che Cacciapati che Lungarini, che mai avreste messo la firma, che No, non nonostante abbiamo le parlato di. divergenze, questo me l'avete detto, Vabbè, guarda, adesso ti dico quello che ho voglio detto. dire, Santori, Vabbè, adesso per sì. carità, però io ripeto, capisco pure che uno cambi idea, credo che se uno è un, insomma, non un omicciolo, dovrebbe, voglio dire, quantomeno fare una telefonata e dire, Cosa? guarda, sto per Guarda, fare questo, è giusto. È allora giusto, posso perché perché l'ho detto prima, l'ho chiarito le prima. posizioni sono Un attimo. legittime, un attimo, però la mia, diciamo, versione su tutta questa roba è che non si tratti né di acqua, né voglio dire Ma di ci sia altro, ma ci dell'altro, sia questo è dell'altro. venuto Allora vogliamo fuori dire che Tidei ha un ampiamente. atteggiamento, come dice Santori, che sicuramente non è un atteggiamento unificante, distensivo, Ma lo dice figuriamoci. oggi o lo Voglio dice in dire, faccia a tutti? che Cioè cosa? Santori, cioè lo dice oggi a posteriori o lo diceva Santori, ieri, l'altro ieri, un mese fa, lo difendendolo dice anche all'esterno, perché Marietta all'esterno Tidei. Santori No, non lo no, no, diceva, no, però no, Marietta no, lo diceva e lo fammi, diceva al sindaco ad avvalorare la tesi che non sono un fammi omicciolo finire, che non Santori. dice le cose in Però la faccia. verità è che questa questione, e tu lo sai bene, non è partita per l'acqua pubblica, che è veramente una stupidaggine, non l'acqua pubblica, ma la questione come è stata montata, no? Perché se no, voglio dire, veramente Smeriglio mica era obbligato a votare in regione per la nomina del commissario ad acta. Si alzava, faceva un casino, diceva io assolutamente, siccome non è così, e io credo che quando si parla con un partito ci si parla anche dal livello regionale, provinciale, almeno io sono stata abituata così, forse perché ho frequentato gli organismi provinciali e regionali del partito. Dopodiché, non mi dite che non è una questione che non parte dal porto, questa roba qui, perché è chiaro che si è ricostituito un asse, che era l'asse che c'è sempre stato. Io ho visto qui Moscherini e Luciani come due vecchi amici. Probabilmente lo sono, perché lo sono. Allora, qua, mi fa ridere che mi si venga a dire delle larghe intese tra Tidei e Moscherini, quando tutti sanno, scusate, che io per 5 anni mi sono fatta un mazzo così, Sì, questo si Marietta, può però dire. scusami. Scusi, scusi, un attimo, perché lei ha parlato, quindi adesso tu hai parlato, adesso fai parlare un pochino pure a me, Sì, visto che ho certo, avuto aspetta. meno tempo, ok? Per dire di Moscherini tutte le cose che ho detto. Sono stata, credo, insieme a Marco Piendibene, tra i pochissimi a dire a Moscherini che stava distruggendo le nostre aziende pubbliche. A Monti, che ricordiamolo, è l'autore della delibera 29, quando era assessore al bilancio e che ha costruito tutto quell'artificio finanziario, abbiamo sempre detto che era sbagliato, perché costruire una holding delle SOT, una società patrimoniale, avrebbe di fatto allontanato il comune dal controllo e dalla gestione di quello che avveniva là dentro. Tant'è che sono proliferati livelli, 6, 7, 8 livelli tra dirigenti, preposti, caposquadra, tutte queste cose qui, che mi sembra che anche tu Ho abbia detto contestato per molte primo. volte. Cioè. Ok, proprio perché era una gestione sbagliata. Però mentre io e Piendibene predicavamo nel deserto e abbiamo insieme a un altro paio anche avuto una denuncia da Lombardi, e poi arrivo anche al resto, okay, che ci posto, ancora diciamo, ci chiede 260 mila euro per aver osato dire che Lombardi andava rimosso, visti i risultati terribili, che noi dicevamo ogni anno, dicevamo guardate che i costi di produzione di quelle aziende crescono a dismisura, che l'indebitamento cresce e che, forse, e che i dipendenti crescono. E a me qui dispiace dirlo, io l'ho detto anche a Cagliazza.
I sindacati anche in quella fase fecero gran poco, perché lì le promozioni sono andate a proliferare, le assunzioni, non lo di, neanche lo voglio dire. E lì unici a strillare eravamo noi. Moscherini mi rispondeva che si faceva solidarietà e SL non stava da nessuna parte. Io sfido chiunque, e lei voglio dire a un giornalista, a trovare un articolo di SEL di quegli anni in cui si diceva guardate in quelle aziende stanno scoppiando e non va bene, andranno a fondo perché poi a pagare saranno i cittadini. Allora io questo dico, noi abbiamo ereditato questa situazione, mi sembra che anche tu in parte abbia fatto qualche cosa per recuperarla quella situazione, certo. Dopodiché però, dopodiché, non mi si dica che non si è unito un fronte, che è quello solito, e ve lo dico pure qual è stata la cosa che ha fatto scattare, che mi sembra anche ridicola. Quando qualcuno ha cominciato a dire qualcosa sul porto, per esempio la convenzione, va bene, io so che il comune voleva comunque proporre al porto di stilare una convenzione, che credo che sia una cosa legittima. Certo, io l'ho sostenuto. Io l'ho sostenuto, okay, in commissione, allora, ho votato giusto, favorevole, siccome, ero pronto a portarla in siccome consiglio. Però, qualcuno me siccome l'ha fatto... però, voglio dire, per quattro volte cioè, il presidente o chi per lui ha fatto saltare gli appuntamenti con il comune, questo è innegabile, allora probabilmente, voglio dire, non si vogliono alcune cose. Quando mi si dice che Giannini non doveva attaccare e quando vedo che Giannini dice una cosa che non mi sembra neanche di una gravità, perché non è che ha detto a Monti sei un farabutto, ci mancherebbe altro, anzi no, ha contestato alcuni dati, ha contestato certo. Alcune cose, ma voglio dire, qui bisogna metterci in testa una volta per tutte che il presidente dell'autorità portuale, così come qualsiasi altro soggetto nominato dalla politica e che gestisce fondi pubblici, va bene, è un personaggio contestabile come gli altri, può far bene e può far male. Invece siccome in questa città, io ricordo, mi cancellavano le righe quando scrivevo di Monti delle delibera 29, mi venivano cancellate le righe dai comunicati. Allora non è che qui c'è qualcuno che è intoccabile, che perché siete sempre troppo lunghi come però era strano che mi venisse sempre cancellata la riga che riguardava Monti, e questo guardi gliele faccio vedere, perché io non ho nessuna difficoltà, diciamo, a produrre anche questi documenti. Dopodiché, ripeto, siccome non è stato detto, io ho avuto proprio l'impressione che Luciani, che giustamente ha degli interessi consolidati dentro il porto, è il presidente della compagnia portuale, quindi nulla di segreto, voglio dire, sta nel consorzio Minosse per lo scarico del carbone, nulla di segreto, tutte cose assolutamente legittime, va bene. E una parte anche di consiglieri di maggioranza, che fino a ieri, voglio dire, dicevano che no, che così, lì si ricoagulano, non c'è niente da fare. Io come l'ho visto fare con Saladini, ad opera di Moscherini, stavolta l'ho visto fare tutti i dei ad opera di Moscherini, di Luciani, non so di chi altro, perché sennò veramente mi sembra che, voglio dire, cadere su una questione del genere, ok? È una cosa impressionante. Si poteva poi ricucire. Però, lei dice che, sull'acqua si poteva certo anche ricucire. Certo che si poteva ricucire, sapendo però che non voglio dire che era una cosa inutile, ma non perché lo dice Marietta Tidei, perché lo dicono delle sentenze del Consiglio di Stato e soprattutto perché la Regione dice voglio nominare un commissario ad acta. Va bene, lo dice almeno questo, sì, lo dice sì, o no? Questo sì, perché non è che io mi invento le cose. Allora, però, okay. prima di far replicare Santori, io credo che ci sia ancora di nuovo in linea il sindaco Pietro Tidei. Chiedo lumi alla regia se effettivamente c'è. Ok, allora mi dicono che è in linea. Pronto Tidei? Pronto Tidei? Si sente malissimo. Tidei, mi sente? Non si sente proprio, non è che non si sente. Pronto? Riproviamo. Ah, allora, intanto Santori magari dica la sua al momento. Perfetto, agli eventi che citava Marietta Tidei. Io non ero presente, non facevo neppure politica quando loro combinavano questo, quindi credo facesse riferimento al vice sindaco Luciani, a Selle, che non o a Moscherini, perché certamente io non potevo oppormi a quello che facevano, perché allora... No, io non ho detto che tu non ti sei opposto cinque anni fa, io ho detto che Luciani non si è opposto. No, però magari il telespettatore siamo qui... No, ma tu non c'eri, ci mancherebbe, ma Luciani e Selle non ha detto nulla, questo è innegabile, i sindacati... Ma io parlo... Si riferiva chiaramente a Luciani. No, però lei ha capito, all'intervenzione può sembrare che io abbia nicchiato su questo, mentre io sono un bel caterpillar quando devo dire una cosa. Ci tengo a questo, allora perché voglio parlare per me? Perché il fatto di dire si è unito un fronte, non è detto che il fronte deve essere omogeneo, il fatto che ci siano state contemporanee per andare tutti a casa, perché non è si manda a casa il sindaco, si va tutti a casa, non è che dici cambi il sindaco come l'allenatore la squadra rimane, si va tutti a casa, io me ne sono andato a casa, non sono più consigliere.
Cioè, ieri una rabbia che spaccava i muri, oggi ho una depressione totale per non essere più consigliere, perché comunque ci ho messo 18 mesi e mi pesa veramente. Quindi il fronte non è necessariamente comune, ci possono essere motivi diversi che comunque in un determinato, quantomeno contesto temporale, devono coincidere per determinare una situazione di questo tipo. Quindi comunque è coinciso con 16, 17, 15, 16 consiglieri. 16, mi sa, consiglieri che 16. comunque non volevano fare più il consigliere. Probabilmente ci sarà pure il fronte del porto, ma sicuramente l'ho detto io prima, per quale motivo sicuramente non riguarda la mia motivazione. L'ho L'ho sentita. detto io perché no? Perché ero uno dei primi sostenitori di quella delibera. Era uno dei primi che voleva portarla. E quando tuo padre l'ha ritirata e non mi ha detto perché, mi sono arrabbiato. Ora dire che Monti però si screera contro la città, che Moscherini No, ha io fatto il non ho disegno detto che perfetto, Monti. ma chi gliel'ha Moscherini ha aperta fatto il disegno. la porta a questi? Cioè io alla fine con quella delibera a mano sarei andato avanti. Io non sono andato a parlare con Monti per trattare, non ci sono andato io, non ci sono andato io a parlare con Moscherini per trattare ad aprirgli la porta della maggioranza. Marietta, io mi sono schierato con. Non c'è Ho andato fatto neanche uomo di. No, squadra fino guardate che voi all'ultimo. non avete Se parlato con domenica. Moscherini, però non diciamo le Io stupidaggini. no, Perché? io no, Perché io no, me io ho l'ha detto soltanto detto e non mi Cacciapuoti, sono scusami. nascosto. Ma Io scusa, no! ma avete detto pure Tuo voi. Ma padre avete lo sa giustamente benissimo. ci pa. Oh, senti, tuo padre, intanto Mi voglio scusi, dire. allora il Intanto il sindaco? sindaco, perché se mi Allora, consente, il io sono sindaco pure lo la sa figlia, ma benissimo perché poi con un gliel'hanno altro detto ruolo loro. Il istituzionale. sindaco lo sa benissimo perché Ecco. gliel'hanno detto loro e Ah. sfido tuo padre a negarlo che loro stessi gli hanno detto Santori non è venuto. Noi siamo andati a cena con Moscherini. Santori non è mai venuto perché non lo poteva vedere neanche in cartolina. E non mi rimangio quello che penso. Non l'ho mai fatto nella mia vita e non lo farò ora. Santori. Quindi Santori non ci ha mai voluto parlare e non ci ho parlato neanche ieri. Ieri, soltanto da un punto di vista temporale, loro volevano andare a casa per le loro motivazioni, io volevo andare a casa per le mie, che sono completamente diverse. Sono completamente diverse. Ieri mattina e oggi è logico che un pochettino cambia la situazione quando. Per l'ennesima volta ti prendi un'altra incazzatura quando già eri nero e non l'ho nascosto, non l'ho nascosto quello che era il mio disagio. Quello che io non ho detto mai sulla stampa e sulle televisioni, lo dicevo tranquillamente all'onorevole, lo dicevo tranquillamente al sindaco, lo dicevo tranquillamente in maggioranza, perché non mi sono mai nascosto quando ero arrabbiato e quelli che erano i miei disagi. Se ci sono altre motivazioni per gli altri, non è questione mia, non c'è un fronte comune, c'è un fronte soltanto temporale che ha determinato questa situazione. Allora, Quindi non accetto di dire ci Moscherini faccio stasera ha parte. detto delle cose diverse, Ma mi sembra. Moscherini l'ha Però detto, vabbè, brava, voglio dire, ha detto delle esattamente, cose diverse, Moscherini ha detto questo quelle voglio cose, io dire. non ho un Non progetto è che. politico con Moscherini, No, vogliamo dire questo? perché siccome Questo ho lui che detto. parla sempre di larghe intese, adesso dire che Tidei sia Io lo stato il primo dicevo. a parlare di larghe intese, onestamente sarebbe un falso storico. Ma. Scusatemi, perché è vero o non è vero che Moscherini andava in È giro da mesi a vero, dire dobbiamo fare. l'ha Ma è detto chiaro pure. perché quello voglio dire, non può No, pensare di ma è stare logico perché è una all'opposizione. persona che Ma è sono. normale, una Ha persona sempre che ha detto la luce gestito, del l'ha sempre detta sole. la luce del sole. Sì. Ma di qua questa volontà non c'è Non mai c'è mai stata. stata. Però le voglio pure dire una cosa, che subire ricatti di Selda la mattina alla sera, questo me l'hai detto anche tu, Sì, va bene? l'ho È detto chiaro? pure Ma stasera. è chiaro che voglio dire. Allora, Su. abbiamo il sindaco Però questa in cosa dei collegamento ricatti c'è. Però telefonico, se scusate, magari abbiamo veramente ancora pochi minuti, c'è anche abbiamo Giannini, ancora pochi perché Giannini minuti, non lo fate entrare? come no, Però, prego, prego Giannini, però abbiamo esatto. veramente pochissimi minuti perché fra poco devo andare in onda al telegiornale, quindi insomma non possiamo più andare avanti. Tidei. Allora, una domanda sola. Purtroppo ancora Santori, che non so a questo punto se ha la memoria corta o fa finta, più di una volta che continua a dire Tidei cerca Moscherini, Moscherini ha cercato sempre lui Tidei, non solo, ma Vitali e Frascarelli, che sono Non volevo dire questo, testimoni, questo Frascarelli e è Vitali, che emerso sono abbastanza mascheroni, chiaramente però. hanno sempre cercato Tidei, pregandolo di parlare con Moscherini. Ora è Mi scusa infortunato, un attimo abbiamo fatto soltanto, 10 soltanto per volte. presentare Giannini Ascoltate, ma mi che lascia parlare, no? No, no, soltanto per Posso presentare dire Giannini che ci ha un'ultimissima raggiunto in cosa? studio. Posso dire Sì, un'ultimissima cosa? perfetto, però lei ha la capacità, mi pare Porro che quando difende cerca di imbrogliare le carte per Berlusconi. Stia calmo. Allora, le sto dicendo che Santori, finta di dimenticare perché questi giorni c'ha la memoria corta oltre che il telefono spento perché l'abbiamo cercato per 2 giorni, è Ancora, morto, morto perché aveva la coscienza sporca. Ha la coscienza Paolo, sporca, lui tiratevi c'ha le altri due bugie, sindaco. traditori, Ma e se c'era la glielo dirò capogruppo io qua 5 minuti fa adesso che ha detto che glielo dirò. domenica allora La dovevano lista bussare da della loro. spesa la Erano conosco loro che da andavano qualche al giorno. telefono con La lei. lista Ma della sindaco, ma spesa, così fa brutta Santori, mi figura. deve lasciar Ma c'era finire capogruppo, un'altra c'è qui l'onorevole che conferma, ci siamo missione. sentiti fino a La sabato. lista Io mi della sono preso spesa tre la libri e l'ho lista detto. qualche Ma giorno. andiamo, Signori, vogliamo essere così. Adesso arrivo anche a quello. Vogliamo essere così ipocriti da negare che è la cosa più ovvia del mondo che alle 5 ho deciso di
andarmene a casa, ho smesso di rispondere. Allora, no, aspetta, no, devo recuperare. Sono larghe intese, però consentitemi. Allora, io credo che non c'è stata più acerrima nemica di Moscherini, e io è una persona che detesto profondamente perché lo ritengo intanto un amministratore assolutamente incapace, un uomo di una disonestà impressionante e un uomo che purtroppo ha corrotto il sistema politico di questa città. Lo ha fatto dal porto e lo ha fatto dal comune, quando ha tenuto, perché a me piacerebbe sapere, chiederlo a tanti consiglieri ex ormai della vecchia maggioranza, come facevano a non andare a lavorare. Qui c'erano consiglieri comunali che avevano in benefit degli appartamenti da imprenditori privati, è chiaro? E che ci andavano a fare, non so che ci andavano a fare. Posso replicare solo una cosa, mi ha citato lei, non può negare che noi siamo stati in alcuni casi sotto ricatto di Sele. L'ho detto io prima, l'ho ammesso davanti al vice sindaco, l'ho preso a parolacce. Ora il sindaco dice che io gli ho detto che era analfabeta. Analfabeta non è una cosa, penso di no, perché non è un termine che uso. Gli avrò detto che è ignorante, che non arrivava, diciamo le cose che tu spiegavi. L'ho detto anche al vice sindaco qui presente. Mi fate fare una domanda a Giannini, perché abbiamo 5 minuti, io vorrei fare questa domanda a Giannini perché mi sembra anche importante, visto tutto quello che è stato detto su tutta questa vicenda e sul fatto soprattutto che uno dei motivi principali per cui è caduto il sindaco Pietro Tidei sarebbe il porto, e Giannini è intervenuto spesso e volentieri su questo argomento, e diciamo che un po' tutto nasce da questa, secondo l'onorevole Tidei, secondo lo stesso sindaco, eccetera, è tutto legato a questi fatti. Perché secondo lei quali sono i fatti? Ma a me ormai mi chiamano la goccia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. No, ma infatti io credo che ora... Meglio la goccia che Nicola Porro. Cioè che... No, perché somigli un po' davvero, non è... Si chiama Nicola Porro, il giornalista, non il nostro sociale. Avrei preferito la goccia, comunque. No. Io credo che sia chiara, la questione sia chiara. Noi siamo caduti, guarda caso, quando qualcuno ha cominciato a pensare che la situazione che satellita intorno al porto, e che non riguarda solo il porto, ma anche tutte le forze politiche legate al porto, in un vero intreccio d'affari, e sono forze politiche di sinistra o presunta tale, e è chiaro che hanno alzato dei muri, hanno alzato degli scudi. Adesso io non credo che sia importante se Emiliano e Fabrizio e Raffaella hanno preso la decisione sabato piuttosto che domenica, se sono stati sentiti o meno. La verità è una, che a un certo punto c'è stato purtroppo, secondo me, molto deludente cambio di rotta, perché comunque sia, io non credo di dire bugie quando dico che comunque sia Emiliano, Raffaele e Fabrizio avevano comunque garantito che non avrebbero firmato, e poi c'è stato purtroppo questo cambio di passo, per me molto deludente, non solo a livello politico ma anche umano, perché comunque sia erano persone su cui io contavo. Ma non è questo il problema. Il problema è il messaggio. Il porto non si può toccare, perché altrimenti la giunta cade. Questa è una drammatica realtà di Civitavecchia. Ma attenzione, perché questo ci convince a essere ancora più combattivi. Perché noi, il vero centrosinistra, il Partito Democratico e tutte quelle forze democratiche di rinnovamento che si riconoscono nel centrosinistra, non consegneranno in mano a queste persone, a questo giro di affari, la città di Civitavecchia. Io so che ci sarebbero ancora molte cose da dire, ma possiamo, non possiamo. Però qui lei ha avuto degli ospiti, no? Guarda, non abbiamo, no, questa cosa, no, mi scusi, io ho invitato il sindaco pregandolo di venire, il sindaco non è voluto venire, c'era Marco Biandibene qui a rappresentare le vostre posizioni e si è alzato e se n'è andato dopo mezz'ora. Per cui queste accuse proprio non le accetto. No, lei le può anche non accettare. Non le accetto perché ho capito. Però mi è stato detto che lei voleva intervenire da sola, non con gli altri ospiti. Quindi, allora, se permette, lei si confronta con gli altri ospiti, se no non viene. E comunque è venuta lo stesso, come vede. Allora, io. Proprio perché non ho
grazie davvero a tutti gli ospiti che sono intervenuti, sia quelli al telefono che quelli in studio. Grazie a voi per averci seguito in questa lunga trasmissione, anche abbastanza faticosa, come vi sarete accorti. Vi lascio al TG e vi do appuntamento a domani con Dentro la Notizia per quello che mi riguarda. Grazie ancora, buona serata a tutti.